a tutte personcine speciali, benvenuti in un mio nuovo video make-up in cui provo delle novità con voi e mi preparo per un'occasione speciale, ovvero il compleanno del mio nipotino. E innanzitutto parto dicendovi cosa ho sedimentato per le sopracciglia, ovvero ho comprato, mi sembra, sì, tre prodotti della collezione Beauty Roar. Prodotti che assolutamente non sono palette, non sono i soliti prodotti, ma dei prodotti che mi servivano, ovvero questa matita per sopracciglia che in viaggio a Napoli non avevo, quindi, come vi ho detto, ho acquistato questo prodotto e devo dire mi piace molto, è la tonalità bionda che per ora si addice al mio incarnato. E ho messo il primer, anzi metto il primer di NYX perché voglio veramente che il trucco duri tutto il giorno. Questo primer si assorbe molto, non ha un effetto troppo liquido. In questo mi piace, non uniforma il colore appunto delle palpebre, però dovrebbe funzionare. E passeremo a provare questi pennelli di Primark. La palette in questione che ho voluto ritirare fuori in quanto i toni sul marrone è la Analog della vecchia collezione estiva di Nabla. E è una palette che considero semi completa in quanto non ha un panna, però la palette dei miei sogni dai toni caldi e quindi bando alle ciance con lo specchio davanti. E iniziamo a truccarci. Utilizzerò come colore di transition il contact sheet, che è appunto un colore terracotta. Scarichiamo. Ne preleviamo un altro poco e cerchiamo appunto di sfumarlo. Io ho dato con questa sfumatura una linea guida perché io ho un problema appunto di palpebra all'ingiù, quindi io tento sempre di fare una sfumatura all'insù. Questa è una delle cose che ho imparato al corso di make-up. Diamo sempre questa linea guida così un po' dritta che poi andiamo sempre a sfumare. Come vedete, non scaricando troppo, il colore, pur sembrando secchino nella cialda, si sfuma in un nanosecondo. Cosa facciamo? Scuriamo lievemente, perché secondo me già questo colore, anche se utilizzato da transition, è abbastanza scuro. Quindi scuriamo con Dark Room, giusto per intensificare nel nostro angolino e iniziamo a sfumare
Io poi approfondirei la sfumatura con questo pennellino in modo da sì dare l'intensità, ma non dare l'impressione di macchia, perché noi non dobbiamo dare questa brutta impressione di macchia. E con un pennello piatto, io direi sempre questo marroncino e lo portiamo qui. Allora, la macchia l'ha fatta comunque. Questa cosa. Ecco, ora l'ho sfumato lievemente meglio. Ecco, ora mi convince già di più e andiamo con la nostra matita all'interno dell'occhio color coffee. Io di qui seguo appunto la linea guida. Riprendo sempre con questa matita. Caffè. Come centro, punto luce, io utilizzerei Overen Exposed, che è questo salmone particolare duochrome. Mettiamolo qui. Bellissimo. Vedete come già sta prendendo corpo l'intero make-up? Io sono innamorata di questo make-up. Allora, vi dico subito, alcuni colori sono difficili, ma sapendo lavorare, penso sì, può fare. E diamo un altro tocco di mi aggiusto nella rima ciliare, giusto una lineetta così. Una lineetta così. Mi piace tantissimo. Sono dei matte difficili da lavorare. Gli scuri, vi dico le condizioni, sfarinano e anche parecchio. Ma andiamo a mettere il nostro punto luce con questo del colore 35 mm.
dà veramente tanta luce. E ora passiamo alla base viso. Io utilizzerò questo correttore che è il Cancelletà che vi ho fatto appunto vedere negli acquisti di Makeup. E poi sempre di Nabla la famoso, il famoso Skin Realist della tonalità medium. Io metto il correttore giusto nelle imperfezioni. E questo l'ho preso da Wacom, ma sta diventando il mio pennello da fondotinta preferito. E puliamo ancora di più, definiamo il nostro make up. Veramente sto Cancelletà è molto coprente. Fai proprio una linea perfetta, mi piace tantissimo, e aggiungiamo lo Skin Realist, così consumiamo anche questo. Li sto consumando pian piano tutti in modo da passare alla mia base estiva. Questa ce ne vuole giusto due pump, perché veramente rispetto alle altre, con agente idratante, skincare acido ialuronico, è un po' più pesantuccia, però la pelle è stupenda, luminosa e ha finito di coprire le nostre imperfezioni. Andiamo a fissare tutto con la nostra cipria di Deborah, che è il fondotinta 24 ore perfect. Dai, alla fine dai disastri viene qualcosa di decente. Che ne dite? Mi piace tantissimo come mi sono venuti i capelli con i bigodini, perché io compro sempre. Cerco di acquistare i bigodini più facili da utilizzare per me e ho scoperto che quelli lunghi mi danno un effetto che mi piace veramente tanto. Ragazzi, io il prodotto per il viso lo metto pure fino al collo, perché insomma preferisco anche alleviare le possibili discromie. Fatto questo, passiamo a utilizzare con il pennello F105, sempre di Wacom, un prodotto uscito lo 02, che è appunto il contour della Beauty Roar. Ne metto giusto un pump qui. Sembra scuro, ma non temete. Non temete, viene sfumato, viene bene. Io
Lo tampono così per sfumarlo. Ho definito anche la linea del naso. Mi piace tantissimo l'effetto, ragazzi. Passiamo a prendere il resto dei prodotti per il viso che, scusate, ma ho dimenticato. Rieccoci come prodotto appunto come blush e illuminante. Ho intenzione di utilizzare il Two Reasons in questa tonalità e ringrazio sempre, sempre Michela del canale Queen of Fashion Creamy per avermela fatta conoscere ed è un bellissimo color mattone. Che dà proprio un aspetto sano alle guance. Preferisco prelevarlo così perché veramente ha un aspetto meraviglioso. Ma guarda quanto è bello questo contour, questo blush. E utilizziamo come illuminante questa parte glossata. Che dà questo tocco di luce senza essere troppo prepotente. Noi quarantenni ringraziamo perché non tutte a una certa età vogliono mettersi illuminanti troppo too much. Benissimo, abbiamo ottenuto l'effetto voluto. Ora utilizziamo come prodotto la matita numero 6 delle matite di per labbra di Nabla. Bellissima. E mettiamo il rossetto uscito con grazia a 2,50 € della MAC Powder Kiss Lipstick nella tonalità Devoted to Chili. Devoto al peperoncino. Cioè, il chili è, diciamo, una salsa molto piccante. Il colore, appunto, è un colore hot, piccante. Vediamo di farlo uscire dalla nostra scatoletta. Sta uscendo. Eccolo qui. E i Powder Kiss sono dei rossetti il cui effetto è un effetto cashmere polvere stratificabile per chi non vuole subito una colorazione intensa, ma
vuole comunque un colore che si veda, ma dà l'effetto un po' più naturale. Vedete quanto è bello? È bellissimo. C'è chi ama i rossetti di MAC, c'è chi dice che ce ne sono di migliori. Vi dico, non sono irripetibili, ma secondo me sono quelle cose che una volta nella vita si devono assolutamente provare. E vi dico di più, quelli, i Cream Full Lipstick appunto di MAC, quelli appunto dall'effetto cremoso, hanno una durata, non considerando troppo i passi, eccezionale. Per chi vuole una durata infinita, deve avere un buon pH delle labbra, ma soprattutto devi utilizzare appunto delle tinte labbra vere e proprie. Ma andiamo a provare un altro prodotto che avevamo messo qui da utilizzare. Eccolo qui, il mascara sempre della Beauty Roar. Questo scovolino promette bene, vediamo. Avvicino comunque un po' più lo specchietto perché non vedo abbastanza bene per definire le ciglia. Io le lavoro molto perché ho delle ciglia sfigatissime, praticamente bionde. Ci faremo una seconda passata, ma intanto facciamo una passata in quest'occhio. Bellissimo l'effetto, veramente top. Ora facciamo una seconda passata per farle nerissime. È finito il nostro look per la serata. Andiamolo a fissare con l'ultimo prodotto Kiko della vecchia collezione Festival Glow, che è proprio alla fine. Per fissare il trucco. Allora, alla fine, nonostante i pasticci, il risultato è venuto, secondo me, bellissimo. Aspettiamo che si asciughi, però sono ultra soddisfatta. Il rossetto è un colore che utilizzo molto molto
spesso, ce l'ho anche caldo più chiaro, ma sono quei colori che porto veramente, veramente tanto. Quindi per 2,50 € sono ultra soddisfatta del mio acquisto di Grazia e del rossetto. 2,50 € su 25 € che è appunto il prezzo con cui viene presentato negli store di MAC. Con il trucco finito, vi saluto. Vi invito, se vi è piaciuto, a iscrivervi al mio canale. Attivare la campanellina per essere sempre informati sulle uscite dei miei video, mettere like e seguirmi su tutti i social dove sono le passioni di Emma, su TikTok Passioni di Emma, dove troverete anche tra le mie passioni le ricettine, vari consigli beauty e soprattutto meme molto simpatici sulla salute fisica e sulla salute mentale, in particolare concentrate sulla mia particolare malattia rara. Con questo vi mando un bacione e passo alle mie raccomandazioni, che possiate starmi sempre, sempre bene. Ciao!